tutti e bentrovati sul mio canale. Come avrete letto dal titolo, oggi voglio parlarvi del nuovo Love Kit di Nabla Cosmetics, un lancio speciale in occasione di San Valentino che ho avuto il piacere di ricevere in anteprima dall'azienda. Il vero amore esiste ed è confortevole, elastico e a lunga tenuta, afferma il brand per presentare questo kit che contiene 4 nuove tonalità in limited edition e in full size di Dreamy Matte Liquid Lipstick. Il Love Kit sarà disponibile sia sul sito ufficiale Nabla Cosmetics che presso i rivenditori autorizzati a partire dal 1 febbraio alle ore 9. Il packaging del kit è veramente carinissimo e aggiungerei anche molto originale. Si tratta infatti di questo astuccio in cartoncino sottile e rettangolare, caratterizzato da questa fantasia geometrica sui toni del viola, rosa, fucsia, quindi un packaging molto femminile, e poi ci sono tanti cuoricini dorati che compongono un cuore grande, grande come quello degli innamorati, che è colmo d'amore, come sono romantica. E in basso troviamo il logo Nabla, il nome del prodotto e anche la descrizione del contenuto, quindi 4 Dreamy Matte Liquid Lipstick. La confezione è sfilabile e all'interno quindi troviamo i nostri 4 rossetti. Sul retro invece abbiamo le varie informazioni sul prodotto, questi 4 bollini che richiamano le tonalità contenute all'interno e anche le istruzioni su come trasformare la scatola in un espositore per i nostri rossetti. Infatti la particolarità del packaging è che c'è un'area pretagliata, quindi sulla confezione, e facendo in questo modo, quindi piegando il cartoncino esterno, noi possiamo conservare i nostri rossetti in questo modo davvero molto particolare, tenerli a portata di mano magari su una mensola o su una scrivania. L'idea devo dire che la trovo molto carina, io non avevo mai visto nulla del genere. Il packaging dei rossetti liquidi invece, dei Dreamy, è identico a quello degli altri Dreamy già in gamma, quindi abbiamo il tappo e il logo Nabla Rose Gold, il corpo ad effetto satinato opaco e poi abbiamo un classico applicatore a spugnetta sottile e preciso. Ora, all'interno della confezione c'era anche un biglietto che adesso vi mostro, un biglietto rosa con la mappa del mondo, anzi la Nabla Love Map, con su scritto: innamorarsi vuol dire rendere il mondo un posto migliore. È una frase che ci ricorda che questo è un kit che nasce proprio per celebrare la festa dell'amore. Ora vi riassumo brevemente le caratteristiche dei Dreamy Matte Liquid Lipstick e poi vi mostro le 4 tonalità sulle labbra. I Dreamy sono dei rossetti liquidi vegani, cruelty free e 100% made in Italy. Hanno una consistenza ideale secondo me, che è a metà tra il fluido e il cremoso. Sono molto pigmentati, coprenti con una singola passata, sono no transfer, non appiccicano le labbra e la formula è elastica, accompagna le labbra, i movimenti delle labbra, senza creparsi o sgretolarsi. Chi mi segue, chi mi conosce, sa che io non amo questa tipologia di prodotto, purtroppo non li sopporto per molte ore sulle labbra. Io preferisco decisamente i classici rossetti in stick, però devo dire che questi per 4-5 ore dopo l'applicazione li trovo confortevoli, anzi a volte dimentico di averli sulle labbra, che è una cosa che a me non capita spesso con i rossetti liquidi. Contengono burro di karité nella formulazione proprio per mantenere le labbra morbide e idratate, profumano di cocco e vaniglia, un profumo molto piacevole, contengono 3 ml di prodotto e hanno un PAO di 9 mesi. Le 4 tonalità presenti all'interno del kit sono molto diverse tra loro, adatte proprio alle diverse situazioni. Infatti abbiamo un nude pesca, 2 rossetti liquidi rossi, 2 rossi diversi, un rosso corallo più caldo e acceso e un rosso più scuro e freddo, e poi abbiamo un colore dark sul viola. Ma bando alle ciance e cominciamo a vedere le colorazioni. Vorrei cominciare dal rossetto che indosso, che è anche il mio preferito del Love Kit, il colore più chiaro, si chiama Blair ed è un nude pesca, questo nude beige marroncino caldo con una spiccata componente pesca, medio chiaro ma non troppo, come vedete non fa effetto correttore. Si tratta di un colore molto delicato e naturale sulle labbra, perfetto per tutti i giorni, un colore molto sensuale anche secondo me, e tra l'altro insomma io lo adoro particolarmente perché sulla mia carnagione le tonalità pescate. L'ho abbinato a questa matita che si chiama Foolish ed è una matita di Morphe Brushes, è la mia prima matita Morphe Brushes e ne acquisterò tante altre perché sono rimasta davvero colpita dalla texture e dalla pigmentazione. Queste le trovate sul sito Beauty Bay. Mi avete chiesto la comparazione, come vedete è perfetta per questo rossetto liquido, mi avete chiesto la comparazione con il rossetto liquido Nice to Meet Ya di Mulac, che vedete in questa posizione, è
un nude pesca aranciato e infatti è diverso da Blair perché è decisamente più aranciato. Io sono davvero contenta che Nabla abbia proposto una tonalità del genere perché comunque in gamma mancava. Per esempio Sweet Gravity, che è questo, è un marroncino rosato caldo, è bellissimo, ma è privo della componente pesca, come potete vedere. E anche Encloser, che è questo, che è un rosa, in questo caso con un tocco di marroncino caldo, anche Encloser manca la componente pesca che caratterizza e rende, almeno ai miei occhi, così speciale Blair. Io non amo le comparazioni tra i rossetti classici in stick e i rossetti liquidi, perché comunque l'effetto finale, insomma, la resa cambiano completamente, sono completamente diversi. Però, giusto per darvi un'idea più chiara della tonalità di Blair, vi dico che somiglia, ricorda la tonalità di Bye Bye Birdie, del Diva Crime Lipstick Bye Bye Birdie. Però è comunque diverso perché Blair è un nude leggermente più scuro e anche più pesca, quindi è sicuramente una tonalità più pescata. Questo che indosso invece è After Rain, un colore decisamente diverso rispetto al precedente, questa volta saturo e brillante. Si tratta di un rosso corallo fragola di media intensità, un colore caldo, solare, vitaminico, vivace, che sicuramente non passa inosservato. Io in realtà utilizzo pochissimo tonalità così accese, ma è indubbiamente un colore molto bello e secondo me è veramente fantastico per la bella stagione. Lo swatch è questo e lo vedete affiancato alla matita che ho usato insieme a lui, ed è la pastello Motion di Neve Cosmetics. Il colore viene descritto come un rosso fragola intenso e cremoso e direi che stanno davvero benissimo insieme. L'ho confrontato con tanti rossetti liquidi che ho, con diversi rossetti liquidi, ma non ho trovato nulla di molto simile, e devo dire che anche la maggior parte dei rossetti in stick che ho sul fragola sono diversi perché sono più chiari e rosati, perché in effetti questo è un colore molto particolare, perché è proprio un rosso fragola corallo. Comunque è veramente bellissimo. Procediamo. Questo che indosso invece è Status Single, anche i nomi sono fantastici di questi rossetti liquidi. Status Single è un rossetto, è un prugna violaceo, un rossetto berry scuro e caldo, direi davvero bellissimo nel suo genere. È scuro, però secondo me è comunque è un rossetto portabile perché la tonalità, come vedete, non è fredda e grigiastra e piacerà tantissimo a chi ama appunto i toni intensi e violacei. L'ho abbinato con questa matita che è sempre di Nabla ed è la Velvet Line Lip Liner Bad Boy, che fa parte dell'omonimo Dreamy Lip Kit proposto nella collezione natalizia. Infatti, se ricordate, proprio nel video sulla collezione vi avevo fatto notare che la matita è decisamente più chiara rispetto al rossetto del kit, che è questo, che è un borgogna violaceo scurissimo, praticamente quasi nero sulle mie labbra, e questo è veramente dedicato alle più audaci. Invece la matita, che è questa, è decisamente più chiara e violacea, e secondo me è perfetta, sta davvero molto bene insieme al rossetto Status Single. Queste matite, questa matita, cioè in realtà tutte le quattro Velvet Line Lip Liner, le trovate in esclusiva online sul sito Nabla, hanno un costo di 8,50€ e sono delle matite labbra fantastiche perché waterproof e hanno anche una texture davvero cremosa e vellutata. E infine questo che indosso è Acrylic Love, un rosso veramente da diva, un rosso lampone intenso, medio scuro, freddo e con un tocco di rosa, un rosso estremamente femminile, un colore che illumina immediatamente il viso e che sta bene su molte carnagioni. Il colore chiaramente è questo, la matita rossa più simile che ho tra tutte quelle in mio possesso è indubbiamente questa di Sadora, è la Sculpting Lip Liner Waterproof nella colorazione True Red. Anche queste sono delle matite strepitose e waterproof. Come vedete, il colore di Acrylic Love è decisamente diverso, quindi come rosso, rispetto a quello più caldo e acceso e anche più chiaro di After Rain, che è l'altro rosso del kit. È diversissimo, e anche l'altro rosso che io ho di Nabla, che è veramente un capolavoro, questo resta uno dei miei primi preferiti in assoluto, e sto parlando di Grande Amore, che è questo rosso rosato spento, desaturato, con un tocco di marrone, anche di pelle.
pesca. Lo so che ho detto tutti i colori, però questo è veramente un colore indefinibile e come vedete un rosso quindi molto diverso da Acrylic Love. Tra i miei rossetti liquidi il più simile che ho è Marilyn di Paula P, che è un rosso classico medio scuro che comunque è un po' più chiaro e più caldo rispetto ad Acrylic Love e manca anche quel tocco di rosa che troviamo invece in questo rossetto liquido, che è veramente un rosso spettacolare proprio, cioè che lascia davvero senza parole. Mi piace tantissimo anche a me, che sapete insomma non amo particolarmente il rosso. E per concludere, qua stanno per tutti i rossetti, perdonatemi, li devo fermare, ecco qua. E per concludere devo dire che trovo molto belle le tonalità proposte e sicuramente alcune sono più impegnative rispetto ad altre, ma sono comunque tutte tonalità portabili e quindi sfruttabili. I miei due colori preferiti del kit sono indubbiamente Blair, quindi il primo, che è il colore che abbiamo visto, il nude pesca, e questo rosso che è veramente spettacolare e secondo me è bellissimo, perfetto anche per San Valentino. Non ho ancora informazioni certe sul prezzo del kit e neanche sulla possibilità di acquistare singolarmente le singole tonalità, però sono sicura insomma che ormai a breve saranno noti tutti i dettagli su questo lancio ormai imminente. Io come sempre ringrazio Nabla per la fiducia, spero di esservi stata utile, vi invito ad iscrivervi al canale se non volete perdere i prossimi video e ci vediamo alla prossima.